Oggi vi ho portato mio figlio Leonardo. Ciao. A cui voglio fare un po' di domande su internet, come lo usa lui, eccetera. Solo che ho detto, stavo per fartele, poi ho detto le faccio davanti a tutti quanti. Allora, partiamo da capo. Sì. Tu usi internet? Sì. Sì, potresti vivere senza? No. Come mai? Perché ce l'ho da quando sono piccola e quindi no. Ok, ok. Cosa ci fai con internet? Ascolto la musica tipo i Queen. Vabbè, sei un po' indietro. Un po' indietro. Non sei aggiornato con la musica? No. Come mai? L'unica cosa su cui non faccio update. E come mai non ti aggiorni proprio come gli altri ragazzi? Non so, puoi ascoltare della musica come si deve, di alto livello, come, non so, Fedez, Fabi Fibra. No, okay. No, no, non è di alto livello. Non è di alto livello. Ok. Sì o no? No, però, no. Vabbè. E perché? Spiegami. Non so. Non lo sai, però non l'ascolti. No. Ok, cosa ascolti altri? Queen, poi vediamo altre robe moderne. E Pink Floyd. Pink Floyd, modernissimo. Floyd. Qual è l'album che ti piace di più? Andiamo a vedere Roger Rutter. Di chi? Di Pink Floyd. The Dark Side of the Moon. The Wall. Però. Ok. Lo sai a memoria The Wall? No. Ma non te lo faccio cantare, giuro. Ok, allora sì. No, no. Poi, che altro, un altro gruppo, forza, un po' più moderno. Gli Eagles. Ah, questi sono moderni, sì. Un altro un po' più avanti. Beatles. Ah, cavolo. Le conosci le canzoni? Uno un po' più moderno. Sì? Un po' moderno, sì? I Red Hot Chili Peppers. Ah, che bello, mo, finalmente. Okay. Che abbiamo visto anche in concerto. Certo. E poi? Come altro. Quali è che non abbiamo visto in concerto di quelli che hai citato? Io ho visto in concerto, no, gli Eagles. Non li abbiamo visti, ma è morto. No. Lo so, però sono in tour. Lo so, senza di lui. Andiamo a vedere Roger Waters, a proposito. Lui, abbiamo visto pure Gilmore. Giusto, così ci siamo visti quasi Pink Floyd. Quasi. Va bene, che altro? Dammi un'altra musica che ascolti. Altra musica. Cosa che hai detto? Queen, Pink Floyd, gli Eagles, i Red Hot Chili Peppers. Sì. Basta. No. Finito. No. No. Qualcosa di modernino. Le Zeppelin, però, beh, un po' meno. Ok, basta. Se no, sì. Niente no. Fabri Fibra. No. No, quello no. Porca miseria. Di italiani? Qualcosa ascolterai? No. Zero. Se proprio ce l'hai con l'Italia. Non ti ascolto. Neanche uno bravo. Ivano Fossati. Ok, ok, però. Quello? Ok, ok. Ogni tanto. Fossati? No, Fossati mica l'ascolti, veramente. Ma non hai fatto. Dimmi una canzone di Fossati. La mia band suona rock. Ah, capito, va bene. Ok, va bene. Oppure un altro moderno italiano? Un altro moderno italiano è l'altro che Edoardo è Bennato. Esatto. Per dire. Ma è colpa mia? Che tipo ascolto? No, perché qua penseranno tipo che sia colpa mia che ti faccio ascoltare. T'ho ridotto in questo stato della pietra, allora, con la caverna. Tipo di Edoardo Bennato ascolto l'isola del Capitanuncino, giusto? Che non è quella lì, quella, no. L'isola del Capitanuncino proprio non esiste. Cioè l'isola che non c'è. No. L'isola che non c'è. Il rock del Capitanuncino, eccolo lì. Sì. E no, qualcosa di proprio moderno ancora? Gli AC/DC. Ma non ascolti veramente gli AC/DC. Dimmi, Kiss? Dimmi delle canzoni di AC/DC. Dai, papì. Veloce. Thunderstruck. Poi? Back in Black. Poi? Aspetta, rock or no, sì, so. Quella lì, vedi, non conosci gli AC/DC, Pirlone. Cut. Chi è il cantante di AC/DC? Cut. Chi è il cantante? Brian Johnson. Non è vero, non lo è più, sì. Non c'è più la voce. Beh, Axl l'hanno Rose. Cambiato. Axl Rose. Allora. Quello lì è quello dei Guns N' Roses. Pirlottone. È vero, anche i Guns N' Roses. Anche Guns N' Roses, ok, andiamo a vedere. Certo. Giusto. A Londra. Poi che altri ti piacciono? I Kiss. 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 Andiamo a vederli? Li abbiamo già visti, Sì, hai però fatto la foto tu no? Con, come si chiamano i Kiss? Tutti. E chi si chiamano? Sì, i due principali. Gene Simmons e Paul Stanley. Ok. Sì. Sì. Giusto, hai fatto la foto tu con loro. Grande. Senti, vabbè, via, la musica l'abbiamo capito. Adesso passiamo. Che altro fai? Ah no, invece sulla musica volevo farti un'altra domanda. Com'è che hai iniziato? Cioè, quando hai iniziato ad ascoltare la musica online? Sì. Quando avevo 7 anni più o meno. Mi hai messo Spotify sul telefono. E ho iniziato da lì. Ok. E cos'è successo? Cos'hai fatto? Io messo Spotify. Mi hai messo We Are The Champions, mi sembra. Sì. E dopo ho ascoltato We Will Rock You. Dopo io ho visto fatto ascoltare l'artista, We Will Rock You. Credo. Ok. Dopo vabbè ho visto l'artista. Sì. E ho ascoltato altre canzoni, quindi dei Queen. E da solo? Sì. Ok, perché tanto avevi l'artista, esatto, connesso, no? Poi ovviamente c'è sempre Related Artists, quindi artisti related, sì, con i Queen che fanno musica, sì, simile. E da lì ho iniziato ad ascoltare anche altri gruppi, poi altri gruppi, poi altri gruppi, poi altri gruppi. Il butterfly effect, cioè tu fai un piccolo battito d'ali che cambia il mondo. Se ti avessi
fatto ascoltare Fabri Fibra, avresti fatto Fedez, meno male. Però related artists, related us. Dimmene un quarto. Usanto. Aspetta. Ma perché non gli ascolti? Quello lì, quello che fa la canzone quella. Andiamo a comandare. Forte. Sì, ho capito. Non so chi è. Senti, Rovazzi, grande Rovazzi. Ci piace tanto a noi Rovazzi. A te. Ma sì, mi è simpatico. Ho visto un suo video, mi è molto simpatico, molto bravo, molto intelligente. Senti, no, è vero. Fa effetto, però così. Poi no, va bene. E quindi da solo hai iniziato a fare tutta questa cosa qua, perché stai connesso, eccetera, eccetera. Quindi internet, da quanto ce l'hai nel cellulare? Da quando avevo 4 anni che avevi internet nello smartphone? Wow. Credo. No, beh, forse ce l'hai sempre avuto per te. Non sapevi di avere lo smartphone senza internet. Può stare uno smartphone senza internet? No. Si accende neanche. Esatto. Se no, cosa fai? Sono solo giochi. E se sono solo giochi? Ti spegne il cervello. Senti, quindi vabbè, invece cos'altro? No, la musica l'abbiamo detta, è iniziato da piccolo perché Butterfly Effects. Poi a un certo punto YouTube. Lo usi, no? E da quanto tempo lo usi? Anche quello da tempo in memoria. Da quando è nato? YouTube è nato nel 2005. Sì. E tu sei del 2004. Nel 2004. Quindi tu a un anno usavi YouTube. Quindi a un anno no. 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 Però sicuramente l'avevo fatto vedere dei cartoni. Però a due sì, no. Da 4 anni. Sempre, ok, sempre quando hai iniziato con lo smartphone. E cosa ci andavi a vedere? Non tipo mi ricordo. Uccisioni per strada di persone? No. Sì, lo sai, no. Giochi, no. Cartoni. Cartoni. E poi adesso invece, fammi un esempio invece di cosa ci guardi adesso su YouTube. Cartoni. No, non so, calcio, non so, math. Math. Math cosa fai di matematica? Guardo i video. I video di matematica? Cioè tipo? Che sono molto educativi. Per fare, perché c'è tuo padre qua, giusto? Dai, dimmi la verità, guardi i video di matematica. E cosa fanno questi video di matematica? Noia mortale o sono divertenti? Dipende, perché c'è gente che gli spiega in modo noioso, c'è gente che gli spiega in modo divertente. Perché fai così? Perché it's nice. No, c'è quel video là che parla così. No, no. C'è Scottex. Sì, ma c'è questo YouTube. No, non è uno YouTuber, è un matematico che fa video di matematica. Ti ricordi più o meno come si chiama? No. No, a clue. Poi lo cerchiamo. Però beh, ve lo mettiamo in link. Yeah. E quindi lui è molto bravo perché fa video molto interessanti e sa molto di matematica, quindi... Ok, ti insegna delle cose fighe nuove. Tipo, dimmi una che hai imparato. È banale, però è un modo ancora più facile del modo facile che già c'era. Sì? E che già era facile. Che è praticamente per moltiplare. Multiply, in inglese. Per moltiplicare. Non potevamo fare un nome più facile. Vabbè, per moltiplicare i numeri per 11... Yeah. Che sembra facile, sì. Cioè, sì. È facile, sì. Però è un modo ancora più facile. Sì. Tipo veloce, perché non è una puntata. Ok, allora facciamo un numero facile, 81 per 11. Sì. Non lo so, dimmelo tu. È 891. Come mai? Perché c'è 81, quindi il primo numero è 8, l'ultimo numero è 1, fai 8 più 1 che è 9, quindi 8 è 9. Sì. Ah, basta. Capito. Basta. Perfetto. Senti, si può fare anche con numeri di grandi cifre. Che altro guardi su YouTube? Sai. Basta. No? Niente. Ogni tanto poppano, tipo, ci sono quelli sì. Di video di scienze, tipo, che sono molto interessanti quelli. Tipo, ci sono questi qui che non mi ricordo più il nome, tipo 5 Minute Science, una roba del genere, dove fanno un sacco di video da 5 minuti, roughly, molto interessanti. Ok, e cosa succede in questi video più o meno? Niente. Raccontano delle cose di scienze. Esatto, impari molte cose. Ma lo fai per la scuola o perché ti piace? Perché mi piace. Ok, va bene, per la scuola... Però guardo anche tipo calcio, quelle robe lì. Certo. Per la scuola internet a cosa ti serve? Tipo oggi abbiamo fatto la lezione di inglese sul computer. Sì. C'è questo che scrivere mano sul libro, abbiamo fatto un document su Google Drive. Sì. Dove abbiamo fatto la lezione lì, quindi era come su carta, però se l'abbiamo fatta sul computer. Il motivo per cui? Cosa c'era di più comodo a fare sul computer che su carta? Niente. Più comodo. Più comodo, perché? Perché lo sharing, perché? Sì. Dopo fai lo sharing con la maestra ed è più veloce. Giusto. Lei fa i commenti al volo, non serve sopra che prende i libri. Sopra il coso fai commenti nel file.
highlight, molto più veloce su ogni singolo compito. Esatto. E adesso prendi piano piano con, per ogni materia stiamo iniziando a, a usare solamente i Chromebooks. Oh, good, good, good. Chromebooks, avete tutti i Chromebooks. Ok, tutti. Senti, poi internet, che cos'altro ci fai? Ci viene in mente ancora qualcos'altro? Mamma, musica, basta. YouTube. Musica, YouTube. Beh, messaggi. Sì, vabbè, WhatsApp c'entra con internet. WhatsApp. C'entra con internet WhatsApp. WhatsApp è solo internet. Ah, ok. No, cioè senza internet non va WhatsApp. Eh no. Giusto. E quindi cosa si fa? È molto utile perché non devi spendere soldi che poi usi per comprare questo. Quindi se li spendi in WhatsApp, cos'è, non puoi questa? Più comprarti questo. Questa è la useless box. Sì. È una scatola che è molto utile. Praticamente non fa niente, si spegne da sola. Tu l'accendi e esce un ditino che la spegne. Geniale. Questo sì che salva l'umanità. Io avevo imparato a bloccare. Questo, quando a un certo punto ci sarà un Armageddon, tu dirai ho la soluzione. Risolvo io, salvo il mondo con la useless box. Va bene. Perché tutti si incantano e no, quindi non si vede. Salutiamo. Inizia tu. No, inizia tu. Inizia tu. Prima, dopo di te. Prima tu. Okay. Agitazione. Ditemi di che cos'è l'agitazione. Vediamo se l'hai beccata questa qua. Toc toc. Beccate l'agitazione. Ciao. Saluto. Ciao. 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 Ciao.